Intanto sono andata a recuperare quello che è l'articolo sul Fatto Quotidiano. Si dice pericolo falso in bilancio per Viola e Juve, quindi pericolo che non vuol dire già accertato. No, ma Analizziamo in le effetti parole una per una. io penso che ci sia stato, non, voglio considerare la buona fede di chi ha fatto questo articolo, forse c'è stata anche magari un po' di leggerezza nel non considerare, ecco, questo discorso della nota integrativa. Do per scontato che fior di professionisti, ripeto, il caso mutu docet, abbiano ovviamente messo l'ipotesi in nota integrativa. A qualcuno ha chiesto delucidazioni a queste voci di bilancio, in parte l'abbiamo già detto, si verificherà la situazione. Adesso, tra l'altro, mi darà un aggiornamento Massimo Tadorni. Sembra che però la società non sia affatto preoccupata, anche perché il ragionamento che noi stavamo facendo fuori onda è: stiamo parlando di una società che avrà sicuramente dei consulenti, insomma delle persone attente, di più attentissime, che avranno, io credo, predisposto magari questa nota Ma integrativa, Carol, dove figurare questa voce, ma noi quindi. possiamo pensare, sarebbe veramente contro ogni logica, che una Juventus con fior fior di professionisti, con commercialisti che hanno a che fare con la Exor, non è che stiamo parlando dell'ultima botteguccia di provincia, ma potevano È mai e la poi mai. cassaforte di Ecco, famiglia, potevano la mai e poi Exor. mai incorrere in un errore da dilettanti allo stato puro? Allora è chiaro Più che che. altro l'errore, ma il rischio, cioè correre un rischio del genere. Poi noi Appunto, stiamo appunto. cercando, io ve lo anticipo, di avere altre No, ma informazioni. poi ho letto anche un sito, addirittura c'è Juventus disastro. Ma scusate, cioè, parlare di disastro mi sembra molto, ma molto. Cioè È un stiamo. auspicio, È un forse auspicio, no, uno. perché è come dire una persona che fa uno sternuto e si dice questa persona sta morendo e c'ha la polmonite, cioè facendo il paragone, no? Anche per sdrammatizzare. Il problema è uno solo, il problema è uno solo, che la Juventus vince e vince maledettamente per gli avversari, la Juventus va avanti, la Juventus macina punti su punti in campionato e allora si cerca in ogni modo di volerla danneggiare, di voler d'altronde. Quelli che io chiamo gli intertristi prescritti e cartonati, quando hanno vinto? Quando la Juventus venne buttata in Serie B. E Carole, concludo, ho visto il film Juventus History, Bianconeri Juventus Story, e c'era un aspetto che poi tutti sappiamo, la Juventus di Moggi. Anche se è stata, può essersi macchiata di condotte sleali, antisportive, ma non si è mai configurato l'illecito. E quando giuridicamente non si configura l'illecito, tu non puoi sanzionare una squadra a tal punto da mandarla in Serie B. È questo quello che io ho detto, un monstrum iuris, una mostruosità giuridica.